le mani. Mani da donna, più delicate delle mie, con unghie iridescenti, come conchiglie di Galilea. Mani indolenti, mani effeminate che schioccavano per ordinare l'uva. Il loro tocco pallido, molliccio, mi faceva trasalire. Ponzio. Avevo voglia di Roma, di casa, di qualcun altro. Quando il Nazareno entrò a Gerusalemme, la mia cameriera e io uscimmo furtive, annoiate a morte, travestite tra la folla in delirio. Inciampai, mi attaccai alla briglia di un somaro, alzai gli occhi e lo vidi. La faccia, brutta, ispirata, mi guardò, dico, guardò me. Mio Dio, però che così si può anche morire. Poi se ne andò. I suoi rozzi seguaci si aprirono un varco fino alle porte. La notte prima del processo lo sognai. Le sue mani scure mi toccarono. Sentii male. Sangue. Vidi che ogni rude palmo era trafitto da un chiodo. Mi svegliai tutta un sudore, eccitata, atterrita. Lascialo in pace. Lo avvertì in un messaggio. Poi, in fretta, mi vestii. Quando arrivai, il Nazareno aveva una corona di spine. La folla abbaiava in nome di Barabba. Pilato mi vide, distolse gli occhi, poi si arrotolò le maniche con cura e lentamente si lavò quelle mani futili, profumate. Presero il profeta e lo trascinarono via sul Golgota. La mia cameriera sa tutto il resto. Radio? Certo che no. Pilato credeva di sì.